Ciao a tutti amici di Speedy News, bentornati ancora una volta, siamo pronti qui con un nuovo video e dei nuovi aggiornamenti, ma se non siete ancora iscritti al canale fatelo ora, non scordatelo, subito, ora, mi raccomando, cliccate sulla campanellina se ci seguite su YouTube per ricevere le notifiche in tempo reale e comunque ovunque ci seguiate, TikTok o Speedy News, ma mi raccomando, iscrivetevi. Un bel like, siamo pronti a partire. Reddito di cittadinanza, dai comuni la richiesta di tornare indietro. Mozioni a tappeto per lo stop alla revoca. E quindi insorge dai comuni un allarme, un comunque grido verso le situazioni che ci sono, che si stanno verificando in relazione allo stop al reddito di cittadinanza. L'ultimo a parlare in ordine di tempo è stato il sindaco di Bacoli, il quale ha dichiarato osceno cancellarlo così. In questo modo si scaricano sui comuni oneri che non siamo in grado di sostenere. Non è il solo comune ad avere questa posizione, sono infatti in molti. E moltissime sono state le mozioni proposte nelle varie amministrazioni locali per il ripristino del reddito di cittadinanza. Ci sono state mozioni a tappeto in tutti i comuni siciliani, ad esempio, per indurre il governo Meloni allo stop della revoca o a differirla per evitare il caos. Il sindaco di Bacoli, un comune in provincia di Napoli, in un'intervista rilasciata a Fanpage ha detto che grazie ai percettori del reddito di cittadinanza impiegati nei PUC, il comune è riuscito a garantire i servizi ai cittadini negli ultimi 4 anni. Ha impiegato circa 500 percettori del reddito di cittadinanza nei servizi utili alla collettività, i cosiddetti PUC. Quindi, mentre Beppe Grillo, il fondatore del Movimento 5 Stelle, rilancia la proposta di Pasquale Tridico, ex presidente dell'INPS, molto vicino al partito, di introdurre un reddito di cittadinanza a livello europeo, il governo Meloni sembra non intenzionato ad alcun passo indietro e ad ignorare tutte queste richieste, da quelle più alte a quelle locali dei singoli comuni. E a farne le spese, oltre ai percettori, saranno le amministrazioni locali, stando a quanto appunto riporta il sindaco di Bacoli, sempre in questa intervista rilasciata a Fanpage, in cui dice, viste le risorse sempre più scarse che ci vengono erogate, era molto utile impiegare i percettori del reddito di cittadinanza in dei servizi sociali di utilità per il comune che altrimenti non possiamo permetterci. E al tempo stesso queste persone avevano un reddito ed una dignità. Persone la cui diciamo di fatto caratteristica che li unisce è quella di sfociare poi eventualmente nel lavoro nero. In questa intervista vengono riportate storie diverse: un ex pescatore, un ex parcheggiatore abusivo, persone che comunque grazie al reddito di cittadinanza sono uscite dal nero, hanno acquisito una dignità e quindi di fatto hanno prestato un servizio utile alla collettività. Quindi sono stati impiegati, ad esempio, nella cura del verde, nella biblioteca comunale e comunque in tutte realtà che altrimenti non hanno i fondi necessari in termini economici dedicati per poter essere svolte. Diverse, quindi le persone, ripeto, nell'intervista vengono riportate testimonianze di un ex pescatore, un ex parcheggiatore abusivo, un ex giardiniere, storie lavorative diverse, ma legate a doppio filo da un unico comune denominatore, e cioè il lavoro nero, a cui comunque in qualche modo sono stati sottratti. Quindi non sempre il reddito di cittadinanza e il lavoro nero vanno in una direzione, in un'accezione negativa, ma spesso anche il reddito di cittadinanza ha tolto persone dal lavoro nero sfruttato, mal pagato,
queste persone impiegate nei servizi di utilità collettiva hanno poi reso un servizio di fatto al loro comune, alla collettività. E queste persone infatti nell'intervista dichiarano che grazie al reddito di cittadinanza e ai loro lavori socialmente utili hanno riacquisito un po' di dignità, e infatti dicono e gridano alla fine: più di un reddito, noi in realtà vorremmo semplicemente un lavoro. Ma là dove un lavoro non c'è, non si può tenerli di fatto senza niente, perché il rischio è quello di tornare appunto al lavoro nero. Quindi il sindaco di Bacoli, ripeto, questo comune in provincia di Napoli, si va ad unire per ultimo alle tante proteste dei comuni, alle tante mozioni fatte appunto ad esempio a Tappeto in tutta la regione Sicilia, al governo per ripensare allo stop del reddito di cittadinanza, o quantomeno a rinviarne in qualche modo la cessazione definitiva, che partirà dal 1 gennaio. Però ad oggi il governo sembra intenzionato a tirare dritto e a non ascoltare in tal senso nessuno. Quindi le speranze che ci possano essere, diciamo, dei dietro front, dei cambiamenti in tal senso diventano sempre, sempre meno. Per oggi è tutto, io vi saluto, vi ringrazio, vi abbiamo riportato queste testimonianze, visti gli argomenti di cui ci occupiamo come canale. Se siete interessati a tutte queste tematiche, e non solo, perché comunque ci occupiamo anche di altro, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciateci un bel like, grazie a tutti gli abbonati e a chi si vorrà ancora abbonare, sostenendo così il canale, e io vi aspetto presto con il prossimo video. Arrivederci a tutti da Barbara, qui su Speedy News.